Uè ragazzi e bentornati! Oggi parleremo un attimo dei cambiamenti che sono stati effettuati con l'ultima patch. Come voi tutti ben saprete, oggi la Epic ha fatto un aggiornamento. In questo aggiornamento abbiamo visto introdotte quelle nuove funzioni che sono state anticipate dal rapporto di stato casa base di settimana scorsa. Hey eroi, sono Clip, ho apportato alcune modifiche alla cadenza di tiro e a ciò che comporta per le vostre armi. Ora il vantaggio cadenza di tiro fornisce un ulteriore vantaggio alle vostre armi caricate. Adesso, se un'arma caricata gode del vantaggio cadenza di tiro, la quantità di tempo necessaria affinché l'arma raggiunga la carica massima è ridotta. Ecco un elenco delle armi interessate da tale modifica. Quindi avevamo tutti gli archi, ad eccezione delle balestre, il dispositivo di lancio Re della Tempesta, il lanciarazzi mitico, il trapassa laser, il crescendo, il lanciatore nobile, il monsone e il fucile di precisione tubo a vuoto. Festa doppia per le armi caricate con cadenza di tiro incorporata. Il vantaggio cadenza di tiro incrementa la loro cadenza di tiro effettiva e riduce il tempo necessario affinché raggiungano la carica massima. Inoltre abbiamo aggiunto un vantaggio cadenza di tiro ad ogni arco e abbiamo aggiunto due vantaggi cadenza di tiro al crescendo. Dateci dentro comandanti! In poche parole raga, ora su queste armi è possibile mettere dei vantaggi che prima non era possibile mettere, ovvero la cadenza di tiro. Ad eccezione comunque del lanciarazzi mitico che è sempre stato possibile mettere la cadenza di tiro, ora addirittura è possibile metterne due. Però la cosa particolare delle armi caricate, ovvero il lanciarazzi mitico, il vantaggio cadenza di tiro incrementa la loro cadenza di tiro effettiva e riduce il tempo necessario affinché raggiungano la carica massima. Perciò, per farvi capire, quando andrete a usufruire del lanciarazzi mitico e terrete il tasto di fuoco premuto per appunto far caricare il colpo e quindi colpire più zombie, beh, ci metterà molto meno tempo rispetto a prima. Poi abbiamo comunque la cadenza di tiro anche sul monsone, sul fucile di precisione tubo vuoto, sul lanciatore nobile, il crescendo, il trapassa laser. Sul monsone e sul fucile di precisione tubo vuoto mi sembra che comunque siano già abbastanza alte le cadenze di tiro, quanto più comunque sul lanciatore nobile, il crescendo e il trapassa laser sarebbero da provare. Comunque, il maggior focus in questo video lo vedremo per gli archi, perché appunto questo è un cambio sostanziale per quanto riguarda i nostri archi. Infatti, andando ad aggiungere il vantaggio cadenza di tiro sopra ad ogni arco, sopra al nostro arco preferito, in pratica riusciremo a spammare molti più colpi rispetto a prima, perché in pratica la cadenza di tiro sugli archi in cosa influisce? Influisce nel momento in cui noi abbiamo già ricaricato il colpo e andiamo a tenere teso il colpo per dargli la carica massima. Ecco, ora per passare dalla carica minima alla carica massima richiederà molto meno tempo rispetto a prima, se appunto andrete a mettere il vantaggio di cadenza di tiro. Quindi valutate bene le opzioni anche su quali archi mettere il vantaggio cadenza di tiro. Io per ora ve ne sto facendo vedere un paio per farvi vedere anche la loro funzionalità. Fortunatamente comunque è possibile mettere il vantaggio cadenza di tiro sopra il livello critico, quindi non andrete a sacrificare i danni critici. E se posso darvi un consiglio, questo vantaggio cadenza di tiro risulterebbe parecchio utile su per esempio il canto d'amore, su per esempio anche archi che infliggono danno, certo, ma per esempio sul canto d'amore, che ipoteticamente non è fatto tanto per danneggiare i nemici, diciamo che risulta parecchio utile utilizzarlo come utility. Beh, ovviamente possiamo sfruttare la cadenza di tiro sia sull'arco esplosivo, che su quello tubo vuoto, che su quello allo xenon, e cercare di spammare molti più colpi ed estrapolare molta più potenza rispetto a prima. Vi ricordo inoltre che con lo scagliaferraglia risulterà ancora più veloce rispetto a prima, perché se già prima era l'arco con maggior cadenza di tiro, adesso col vantaggio di cadenza di tiro implementata risulterà veramente rapido e veloce. Beh, che dire raga, divertitevi con gli archi, finalmente sono stati cambiati in modo letterale e possiamo usufruirne molto più rispetto a prima. D'altra parte c'è anche un lato negativo della patch di oggi, e qual è? È il fatto che hanno risolto, finalmente mi viene da dire anche, il bug del tormento. Era una cosa che io apprezzavo tantissimo, speravo fosse veramente una funzionalità e che rimanesse così, ma purtroppo non è stato così. Il tormento infatti è stato patchato, quindi non è più possibile usufruire del tormento infinito per uccidere gli zombie, non è più possibile usufruire del tormento infinito su Zenith e cercare di congelare tutti gli smasher senza neanche fargli respirare. Insomma,
Insomma, raga, io stavo preparando un video su Zenith per spiegarvi bene questa cosa, però purtroppo mi sono trovato con le spalle al muro. D'altra parte era molto capibile che fosse un bug, in quanto era una cosa veramente OP, e addirittura con l'arco Black Metal si ritorceva contro di noi. Ovvero che noi sparavamo con l'arco Black Metal e finivamo con Zenith per ghiacciare pure noi stessi. Insomma, raga, una cosa incredibile. Io spero di avervi spiegato tutto nel miglior modo. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Quale arco avete provato per ora con cadenza di tiro? In questo video ci tengo comunque a ricordarvi che tutte le armi che avete visto sono state cambiate, quindi gli ho messo il vantaggio cadenza di tiro ad ogni arco che ho usufruito in questa missione. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, vi ricordo di lasciare solo un bel pollicione in su per supportare il canale e ricordatevi di attivare la campanella e iscrivervi al canale. Per oggi da Kino è tutto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! Ricordatevi che venerdì notte uscirà lo schioppo su Salva al Mondo e non mercoledì notte.